quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ed eccoci qui, benvenuti a una nuova video ricetta. Oggi prepareremo i medaglioni di ricotta infornata con pomodoro confit. E sarai tu a prepararli? No. Ma qui c'è l'ingrediente siculo però, un poco di mudica, di pane grattato, perché sì, i pomodorini confit, sì che abbiamo avuto anche noi l'influenza francese, ma li vogliamo sicilianizzare per renderli ancora più gustosi e ancora più piatto unico. È una preparazione estiva buonissima che andrà fatta tutta in forno, ma con delle tempistiche differenti, quindi richiederà due teglie, vi avviso prima. Gli ingredienti sono della buona ricotta di pecora, ragazzi, la ricotta mangiatela di pecora che è tutta un'altra cosa. Sale, zucchero, quanto basta, origano, pane grattato, aglio. Io per questa preparazione preferisco usare l'aglio granulare, che è buonissimo. Se voi preferite, usatelo fresco, ma l'aglio granulare, a differenza di quello fresco, non ritorna su e soprattutto non impuzzolentisce l'alito tanto quanto quello fresco, ma soprattutto è più digeribile, non so perché, ma ho notato questo. Grazie, Lucianonder. Poi dei pomodorini ciliegini, noi abbiamo questi di Pachino, non so se mi spiego. Ecco. Non so se si spiega. E poi dell'olio. Olio extravergine di oliva, basta. Quello buono. Allora, perché annaghi tutto? Iniziamo su. Dopo aver ben lavato i pomodorini, li tagliamo a metà. Scegliete dei pomodorini un po' più grossetti, perché sennò rimane poca roba. Questa preparazione starà più a lungo in forno rispetto alla ricotta. Quindi io cosa faccio? Fodero la leccarda grande del forno e ci metto i pomodorini solo da una parte, dall'altra parte poggio una teglia più piccola con la ricotta e quando è il momento di tirar fuori dal forno la ricotta, tiro fuori dal forno la ricotta lasciando proseguire la cottura ai pomodorini. Tutto questo per dirvi che adesso adagerò i miei pomodorini uno accanto all'altro all'interno della teglia con il taglio rivolto all'insù. Voilà, a questo punto in una ciotolina mettiamo un po' di sale, un po' di origano, un po' di aglio granulare, io abbondo, e un po' d'olio. Se vi piace potete aggiungere anche il timo, io non lo amo, quindi non lo aggiungerò e alla fine sulla ricotta metterò una bella fogliolona di basilico. Il pan grattato lo metteremo solo alla fine. Prendiamo un bel pennellozzo, mescoliamo il tutto e con il pennello diamo una bella passata su ogni pomodorino. Voilà, adesso prendiamo lo zucchero e sempre uno per uno spolverizziamolo sui pomodorini. Io lo faccio così con le dita per rendermi conto di quanto ne metto. È a questo punto che io aggiungo un pochino di mollica. Una di quelle un po' scrocchiolella e grossolana. Se volete potete anche farla atturrata, cioè passarla prima con l'olio. Io non l'ho fatto perché tanto adesso, essendoci l'olio della preparazione, la cosa avverrà automaticamente. Voilà, mettiamo da parte. È il momento di preparare la ricotta. Eccola qua, ancora in fascella. Tiriamola fuori dalla sua fascellina così e pratichiamo dei tagli orizzontali. Attenti perché è molto delicata. Io la divido in tre. Un filo d'olio
e non metto nient'altro, né aglio, né rosmarino, niente. La faccio andare così in purezza, perché poi il condimento saranno i pomodorini. Ora prendo le teglie, adesso prendo una teglia, ci metto l'altra qui così poggiata e metto tutto in forno a 180 gradi, questo per una ventina di minuti, quindi lo tirerò fuori dopo 20 minuti. Questo invece, quando tirerò fuori dal forno, questo abbasserò il forno a 160 gradi e continueranno a cuocere per un'oretta circa. Devono rimanere rugosi fuori ma umidi dentro, mi raccomando, devono fare la crosticina ma non devono essiccare totalmente. Io vi consiglio di andare con forno statico a 180 gradi, ma se lo usate ventilato scendete leggermente. Ogni forno è a sé, posso darvi indicazioni approssimative. Quello che posso dirvi, date sempre un occhio al forno. Possono essere tirate fuori, sembra topolino, dal forno. Ricottino. Avevo inclinato la teglia e sono scivolata in avanti, non vi preoccupate. Impiatterò queste qua più tonde, ma insomma si capisce che il risultato comunque è questo. In pratica una ricotta più soda e compatta e saporita, perché i sali avranno preso il sopravvento su tutto quello che c'è dentro. Non la guardate adesso, vedrete che nell'impiattamento verrà bellissima. Lasciamola rapprendere e raffreddare a temperatura ambiente e nel frattempo aspettiamo che si completi la cottura dei pomodorini confit, che proseguiranno il loro viaggio nel forno fino a un'ora. 1 ora e 10. L'importante è state attenti che non si brucino troppo, quindi abbassate a 160 gradi dopo aver tirato fuori le ricottine. Bene, adesso ci vediamo quando sforniamo i pomodorini. Ed ecco i nostri pomodorini confit, belli e sfornati. Vedete, sono abbrustoliti ma sono anche sì, appunto, sugosi. Dammi il piatto che impiattiamo. Allora, prendiamo. La metto al centro. Sì, sì, metti al centro, sì. Prendiamo una ricottina. Volevo metterci anche dei fagiolini. Non li vuoi? No. No. Mettiamo un altro piatto. Ah, li vuoi mettere a giro? Li voglio mettere come arrivano, arrivano. Voilà. E voilà, il nostro piatto è servito e io accompagnerò questa meraviglia con un contorno di fagiolini lessi con sale, olio e un goccio d'aceto per esaltare ancora di più l'agrodolce dei pomodorini. E allora buon appetito per un pranzo estivo strepitoso con poche pretese e molto gusto, facile da fare, nutriente, genuino, buono, buona estate, buon pranzo, ciao! Ciao.